credo che la fotografia sia veramente qualcosa che ti prende totalmente. Ho iniziato a 12 anni, ho legato questa passione al lavoro e ogni mattina in cui apro la porta del mio studio, dopo 27 anni che lo faccio professionalmente, non sono ancora stanco. Vivo godendo come un bambino. Che sia la foto per un catalogo di bulloneria o le fotografie di Parigi, dove ho deciso io di prendere la mia macchina e starci 5 giorni girando dalla mattina alla sera, puoi documentare, puoi interpretare, puoi raccontare. C'è tutta una costruzione che parte da, prima di tutto, nella mia fantasia, l'idea di quello che vorrei. Poi c'è la necessità di far combaciare una serie di aspetti, fare un lavoro coerente che abbia ottiche diverse, punti di vista diversi, utilizzo della luce diversa, che sia la luce naturale o una luce artificiale. Leggere è qualcosa che ti suggerisce un'infinità di temi. L'ispirazione è un elemento che nasce e che cresce con la maturità e con l'accrescimento culturale di una persona. Cerco sempre di fare il massimo possibile. Non è solo una questione di far bene il proprio lavoro. C'è veramente tanto di passione, di entusiasmo nell'aver fatto una cosa bella, più stupefacente prima per me stesso e poi per chi la guarderà. Non esiste un lavoro che io abbia fatto in vita mia in cui non abbia tentato, nella più genuina intenzione iniziale, di fare la cosa più bella possibile in quel contesto e a quelle condizioni. Quotidianamente guardo se sta per uscire il nuovo 50 mm f1 e 2 con prestazioni ottiche eccezionali, perché appena sarà disponibile devo essere possibilmente il primo ad averlo. Così è successo con la Nikon D850, la prima che è arrivata in Italia, sono riuscito ad averla io. L'Hasselblad, la H6D da 100 milioni di pixel, ho ancora questa passione, che però non è fine a se stessa, ma è in funzione dell'utilizzo concreto sul set e sul singolo lavoro. Oltre alla fotografia commerciale, quella su committenza, continuo a lasciare sempre spazio all'espressione libera e artistica della fotografia. La fotografia fine art è quella fotografia artistica che nel mio caso mi ha dato la possibilità di esporre per parecchi anni ad Arles durante il Rencontre. Tutto il mondo si ritrova ad Arles. C'è una concentrazione di creatività, di fotografi, di appassionati, di collezionisti, perché diventa il centro del mondo per quello che riguarda la fotografia. La magia del mio lavoro: basta una telefonata e ogni volta hai dall'altra parte del telefono qualcosa di inatteso. Una delle più grosse che ho potuto vivere, la direzione della GAM di Milano mi ha contattato per fotografare tutta la propria collezione di dipinti, di opere d'arte, riportandomi a quando ci andavo con mio padre da ragazzino, e ricordare questo momento, questo posto vissuto insieme a lui mi porta a pensare quanto sarebbe stato orgoglioso di vedere suo figlio incaricato di una cosa così importante. Ho la fortuna, privilegio, di poter gestire la mia vita privata e la mia vita professionale in una maniera liquida, senza grossi vincoli. Quindi riesco a essere molto presente, come l'ho fatto con mia figlia quando era piccola, anche attualmente con Edoardo, in orari in cui le persone normalmente sono in ufficio, e di poter lavorare anche di notte. Mi capita spesso, quando a casa tutti dormono e sono tranquilli, di tornare in studio e di ricominciare alle 10, alle 11 di sera a lavorare, magari fino alle 3, alle 4 del mattino. Se io cammino per una strada di una città, i miei occhi vanno sempre sui cartelloni pubblicitari, su un manifesto, perché voglio vedere le fotografie che ci sono in giro intorno a me. Guardo in funzione di come la luce, non metto mai gli occhiali da sole perché voglio vedere con la luce naturale, e sono abituato a volte anche a chiudere un occhio per rendermi conto di come la luce in quel momento, e io vedo ogni cosa, una macchina, un'automobile, una persona, un oggetto, una casa, sempre come se dovessi fotografarla. È abbastanza preoccupante una cosa del genere, però a me fa stare bene, per cui...
La fotografia occupa la più grossa parte della mia vita quotidiana, cosciente. L'entusiasmo che ho ogni volta che entro nel mio studio, ogni volta che tocco una macchina fotografica, ho quasi la sensazione che non solo non diminuisca, ma che addirittura aumenti costantemente. Per me la fotografia è veramente tutto.